Allora, mi metto un po' più comodo perché probabilmente è un caso che c'ho la maglietta dell'Argentina, sapete, ce l'ho da anni, mi piace questa per casa proprio, mi tiene. Parliamo del caso Mauro Icardi. E perché ne voglio parlare? Perché giorno dopo giorno, ragazzi, escono dei particolari, secondo me, non proprio incoraggianti e positivi in ottica rinnovo con l'Inter. Ma andiamo per gradi, quindi con calma. Bella a tutti da me, siamo tornati con questo nuovo video. Prima di continuare, ragazzi, mi aiuterò con OneFootball, che vi invito a scaricare tramite link in descrizione. È la mia applicazione preferita in assoluto per seguire tutto il mondo del calcio. Quindi non solo notizie, non solo indiscrezioni di calciomercato, non solo risultati delle partite, ma anche consigli del fantacalcio e via dicendo. Detto questo, dobbiamo un minimo riavvolgere il nastro. So che in tanti sapranno la storia, però è giusto, diciamo, descriverla nel suo complesso per cercare di capire un po' meglio cosa sta succedendo al giocatore, cosa sta succedendo al rapporto con l'Inter e via dicendo. Qualche giorno fa Mauro Icardi ha ricevuto tramite Twitter, così ha detto, la notizia che non era più il capitano dell'Inter. Fascia passata a Samir Handanovic. Non si è capito bene il motivo, c'è chi parla di un problema all'interno dello spogliatoio, qualcuno non lo vede più come un leader e quindi magari ne hanno parlato alla società e la società dovrebbe essersi resa conto proprio di questa situazione e quindi hanno deciso di togliergli la fascia. Questa è un'ipotesi, poi c'è chi dice che la fascia gli è stata tolta perché ci sono delle situazioni non poi così idilliache in ottica rinnovo del contratto. La verità non la sapremo mai. Potrebbe anche esserci una terza ipotesi, ma noi non possiamo assolutamente saperlo. Dobbiamo, diciamo, prendere in considerazione i fatti e semplicemente cercare di ipotizzare. Fatto sta che la fascia a Mauro Icardi è stata tolta. Tolta la fascia a Mauro Icardi, ci sono state delle dichiarazioni da parte di Vandanara, che ha detto è come se gli avessero tolto una gamba, per Mauro era veramente molto molto importante. Mauro Icardi inizia ad accusare un fastidio, un problema, una coscia, un ginocchio, ma non so di preciso e sinceramente manco mi interessa. Però comunque sia, smette di giocare. È proprio paro paro, voi dite, ma può essere pure che si è fatto male. Per carità, io vi lascio sempre il beneficio del dubbio, però sinceramente a me sembra particolarmente strano. Alla vigilia della partita col Rapid Vienna, Mauro Icardi non è stato convocato. Si pensava che l'Inter avesse preso questa decisione, poi è uscito fuori che il giocatore, insomma, aveva questo problema. Tant'è che poi ha pubblicato foto sui social, si è fatto vedere mentre faceva riabilitazione e quant'altro. Ha saltato anche la partita di Serie A, l'ultima. E adesso, ragazzi miei, l'Inter ha deciso, adesso, insomma, ieri, l'Inter ha deciso di vederci un po' più chiaro. Che cosa ha fatto? Ha detto, va bene, stai male, facciamo degli accertamenti, come è normale che sia. Fatti questi accertamenti, ne è venuto fuori che Icardi praticamente ha una situazione fisica invariata sin da quando, da prima che iniziasse la stagione. Quindi, c'ha un cazzo, detto in poche parole. Che cosa sta succedendo a questo punto? Perché non è stato convocato neanche con Rapid Vienna nella partita di Europa League e molto probabilmente salterà anche la partita importantissima di Serie A contro la Fiorentina. Io vi ricordo che l'Inter, ragazzi, come alternativa c'ha solamente Lautaro Martinez e se non sbaglio è diffidato sia in Europa League e sia in campionato. Il calciomercato è terminato e quindi da qui alla fine della stagione non si può ovviamente operare in entrata a meno che non vai a prendere l'Antonio Cazzaro de turno, ma non credo a sto punto, e fu così che tornò all'Inter. E quindi, insomma, secondo me urge un po', no, un po', urge sistemare quella che è la situazione e contrattuale e a livello di rapporto con i giocatori e con la società del giocatore, che però sembra particolarmente infastidito. Ci sono poi anche state delle voci, e le voci dicono che, lo ha ammesso anche Paratici, c'è stato un interessamento per Mauro Icardi, ma non c'è stata alcuna azione di disturbo attualmente della Juventus. Tant'è che Paratici ha detto, sì, ci interessa, ma al limite si può provare ad aprire un discorso per giugno. Guardando la situazione attualmente così com'è e vedendo che non si risolve perché non si trova una soluzione, io vi dico che attualmente
le probabilità che Icardi rinnovi con l'Inter sono abbastanza lontane, anche se la dirigenza Marotta, Zhang, Spalletti e via dicendo si dicono tranquilli e pensano che molto probabilmente alla fine Mauro Icardi accetterà quello che è il rinnovo di contratto. Che Icardi sia particolarmente legato all'Inter nessuno lo mette in dubbio, neanche io, però ci sono delle situazioni che potrebbero andare a potrebbero far decidere il giocatore, scusate oggi non c'è più a parlare, di abbandonare la piazza e di andare altrove. Diciamo che le offerte ai Icardi non mancano in tal senso, perché in passato, ma non solo, oltre alla Juventus ci sono stati interessamenti da parte di club anche abbastanza importanti. Si parla spesso del Real Madrid che vorrebbe sostituire Karim Benzema, che ormai inizia ad avere una certa età, anche se è ancora un giocatore decisivo, però è ovvio che si va a guardare al futuro. Sicuramente ci sono tanti altri club interessati ad un prospetto del genere che comunque ha solamente 25 anni, quindi di anni ce n'è ancora parecchi, e con l'Inter ha fatto più di 100 reti finora. Non stiamo parlando di un giocatore scarso e questo nessuno lo mette in dubbio. Poi possiamo aprire un discorso sul fatto che Icardi in certe partite tocca mezza palla e in certe partite l'unica che tocca te la mette in rete. Quelli diciamo che sono gusti. Dzeko per esempio non tocca una palla e fa un gol, ne tocca 80, 73, 74 e butta fuori e 4-5 e butta dentro. Ecco, diciamo che non c'è sta, se erano Messi o Ronaldo, quelli sono altri discorsi, ma sono giocatori che ovviamente nascono una volta ogni 20-30 anni, quindi insomma gli attaccanti moderni di oggi sono così, non è che possono essere poi sempre, fanno 10. Attualmente Piontek sembra, perché c'ho fantacaccio, ma sembra abbastanza decisivo, però bisogna sempre vedere. È ovvio che gli attaccanti hanno dei momenti migliori e dei momenti peggiori. Ma tralasciando quel discorso, se non risanano quella che è la situazione all'interno dello spogliatoio, perché ragazzi, qualche giocatore in parte diciamo che si è messo contro Mauro Icardi, soprattutto secondo me per la questione della fascia da capitano, hanno visto che magari Icardi attualmente non sta facendo delle ottime prestazioni e che magari non sta trascinando la squadra come dovrebbe fare un capitano, quindi magari è ovvio che per il bene della squadra alcuni giocatori ne vadano a parlare con la società e la società decida di accontentarli. Poi può essere pure che la società de suo abbia preso questa decisione e non ci sia stato alcun infocamento, ecco, diciamo così, da parte di altri giocatori. Fatto sta che ormai quel che è fatto e non si può tornare indietro. L'Inter non può dire io ti ridò la fascia di capitano, perché non avrebbe sinceramente senso. L'Inter, così come qualsiasi altro club, deve prendere una presa forte di posizione e farsi anche rispettare in quel senso. Può darsi che Icardi si sia incazzato per questa situazione e non stia giocando proprio perché lui senza la fascia di capitano non vuole giocare. E questo potrebbe complicare quella che è la situazione rinnovo, così come potrebbe anche essere che ai Icardi della fascia interessa relativamente e in primo piano c'è il fatto rinnovo. Diciamo che si è parlato a breve di un nuovo incontro con Bandanara, procuratore del giocatore, nonché sua moglie, e quindi potrebbero arrivare ad una soluzione definitiva, anche se sono ancora abbastanza distanti in termini economici, perché Icardi e la moglie chiedono 10 milioni di euro a stagione ovviamente. L'Inter sembra disposta ad arrivare massimo a 7 milioni, ballano 3 milioni e non sono poca roba, secondo me. Però vi dico anche che se sei attaccato alla maglia e l'Inter massimo può offrirti quello, bisogna diciamo un minimo venirsi incontro, perché se no è ovvio che se l'Inter ti dice io più di 7 te li posso dare, sta a te fare le tue scelte, o fai una scelta di cuore e dici vabbè resto comunque qui, oppure se ci sono offerte più allettanti che ti stuzzicano vai. Ed evidentemente sto attaccamento alla maglia è relativo ed è fino a un certo punto, ma vabbè, non voglio entrare nel merito perché quando si parla di soldi ognuno è libero di fare quello che si pare. Però visto che dimostri tanto attaccamento alla maglia, secondo me potresti anche un minimo andare incontro alla società. Magari la società può fare un passo verso di te e tu puoi fare un passo verso di loro. Dovesse arrivare questo rinnovo del contratto, ovviamente la fascia non gli sarà restituita subito, questo è quello che penso io. Si potrebbe andare verso una situazione, diciamo che, anzi no, che può andare in discesa, non in salita. Attualmente la situazione è in salita,
vabbè, si potrebbe andare in una situazione sicuramente più in discesa, si potrebbero un po', diciamo, risistemare quelli che sono i rapporti tra Icardi e l'Inter e piano piano, magari anche con ottime prestazioni e reti, potrebbe riconquistarsi la fascia di capitano. Ovviamente Handanovic, secondo me, professionista qual è, non gliene può fregare di meno se c'ha la fascia lui o ce l'ha Icardi, se l'è presa e se è stato zitto perché è un professionista, e questo è quello che penso io. Quindi in quel caso dovessero trovare un accordo, secondo me è la chiave di volta, ragazzi. Prima provano a rinnovare il contratto e meglio è, perché se no si rischia veramente che il giocatore te fa un'altra 4 o 5 partite fuori, fino a che non vai a provare a sistemare, oppure gli devi ridare subito la fascia di capitano. Queste sono le due alternative, io non vedo altre strade per ripianare quello che è il rapporto Inter-Mauro Icardi. Ma voglio sapere voi che cosa ne pensate nei commenti. Secondo me non sarà neanche facile riuscire, perché ragazzi se ne sta parlando da troppo tempo. Sì, ci incontreremo, poi si incontrano, oppure sì, secondo me ci hanno provato più volte a rinnovare il contratto ma non ci sono riusciti, proprio perché la distanza tra la domanda e l'offerta è elevatissima. Questo è un mio personale parere, io ovviamente non lo posso sapere, però se vuoi rinnovare, ragazzi miei, al giro di poco prendi e rinnovi, insomma. Cioè, dici, dove devo firmare? Amo l'Inter, vai, mi frega anche a... È perché ovviamente il giocatore è distratto anche dalle altre proposte. Comunque, ragazzi, un Real Madrid, non lo so, ipotizzo, un Barcellona, un Bayern Monaco, un Paris Saint-Germain, sti top club, è ovvio che comunque in parte ti stuzzicano. Poi il discorso, ad esempio, Totti, Romano de Roma, che rifiuta Real Madrid, è un altro discorso, secondo me. Icardi è pur sempre un argentino, per quanto può essere attaccato all'Inter, non sei proprio un tifoso di quelli veraci, di quelli, non so se mi sto spiegando, però per carità, ci sono giocatori che hanno dimostrato un attaccamento alla maglia, guardate agli Zanetti, di quelli veramente incredibili, non lo voglio mettere in dubbio. Però ripeto, rinnovo del contratto, ragazzi, ci deve essere un incontro tra la domanda e l'offerta, e le parti si devono venire incontro, se no diventa veramente difficile che possa continuare questo matrimonio. Mi piace. E poi voglio aggiungere un'altra cosa e poi chiudiamo il video. Nell'era dei social, tutte queste situazioni, tutti sti like, Vandanara che brucia la foto dei Icardi e poi Icardi che pubblica la foto che ci sta abbracciato, frasi criptiche, cose, secondo me destabilizzano ancora di più l'ambiente. È vero che non puoi impedire a un giocatore di avere una propria vita sociale sui social network, però secondo me le società dovrebbero impedire di parlare di calcio o comunque di cose che potrebbero riguardarlo, perché poi i post sono abbastanza criptici, quindi te potrebbe sempre dire. E chi te l'ha detto che riguarda il calcio? È una situazione mia familiare. Quindi insomma è veramente difficile la situazione, ma secondo me se si ha un minimo di buonsenso bisognerebbe totalmente evitare di fare queste cose sui social, perlomeno queste cose criptiche. Poi se te vuoi mettere con la maglietta dell'Inter e scrive amala, poi fa come te pare, secondo me. Poi, ripeto, ognuno è libero di fare quel che vuole. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale. Vi ricordo di scaricare OneFootball dal link in descrizione, la migliore applicazione per tutto il mondo del calcio. Vi lascio i miei profili social, Instagram, Telegram e tutto il resto proprio nei link in descrizione. E voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti. Secondo voi alla fine Icardi rinnoverà e resterà con l'Inter oppure se ne andrà via? Io vi dico che attualmente le probabilità che non rinnovi ci sono, non è scontato al 100% che rinnovi, e in quel caso ovviamente l'Inter per giugno dovrebbe andare a parare sul mercato cercando qualcosa di importante. Ovvio che se c'è Icardi ti rientrano parecchi soldi e comunque hai anche le possibilità di andare a cercare un sostituto, ma vi assicuro che non sarebbe cosa facile. Questo è quello che penso io, voi fatemi sapere il vostro parere nei commenti. Alla prossima con un nuovo video. Buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Ciao.